Grazie, grazie. Scusate, mi sento un poco smarrito. Capirete, è la prima volta che io prendo parte a uno spettacolo del genere. Non vorrei per questo farvi credere che io sia venuto qui, non so, con la presunzione di voler rivoluzionare Scala Reale. Per carità, Scala Reale è una trasmissione, diciamo, che si regge da sé, e per forza, che volete, belle canzoni, cantanti, belle cantanti, scenografie, insomma, coreografie, tutto un insieme di cose simpatiche. Ecco, l'unica mia presunzione può essere quella di essermici messo in mezzo come un'altra persona simpatica che alla buona vi farà sentire le chiacchiere che facciamo, perché, vedete, si tratta proprio di chiacchiere, non c'è niente di particolare. Sì, beh, di particolare, si capisce, ci sono i ritmi delle canzoni, i bei balli, le coreografie, ma è tutto qui, non c'è altro. Del resto, diciamo quello che voi mi avete visto recitare tanti personaggi diversi, no? In cinema, in teatro, in televisione e particolarmente in teatro. Ecco, vedete, in fondo questo qui è uno spettacolo come tutti quanti gli altri. Gli attori sono chiamati ognuno a interpretare il proprio personaggio. Ecco, io in questo caso interpreterò, come mi viene bene o male, il ruolo del presentatore, del, non so, chiamiamolo, del moderatore, come volete. Io spero di esservi graditi. Ah, dunque, un'altra cosa vi voglio dire. Guardate che nel corso di queste trasmissioni ci sarà un altro personaggio, un certo Gaetano Pappagone. Pappagone, sì, dovrebbe essere, o meglio, è il mio cameriere, il mio domestico, sì, ma domestico per modo di dire, quello è un mezzo rimbambito, un cretino bugiardo, pasticcione, figuratevi che va dicendo, perfino questo, che io gli somiglio, che lui è il mio sosia, il sosia, perché è anche un analfabeta, tra l'altro, sì, qualche cosa c'è, vero? Nell'insieme, ma è tutt'altra cosa, proprio tutt'altra cosa. Non c'è, beh, io non so adesso da che parte cominciare. Che bel tavolo! Che cosa meravigliosa! Quanto è bello! È tutto per me questa roba, tutto per me! E quanti bottoni! La parola qui. Dunque, andiamo qui. Mamma mia, ho perfino paura di toccarlo per non sporcarlo. Orchestra. Luci. Mamma mia, come abbagliano queste luci. Usciere. Voglio proprio vedere l'usciere. Ecco. Quanto bello. E che belli uscieri che ci sono qua. Mamma mia, quanto bello. E chi è quello? E io ho toccato i bottoni delle belle donne qui. Signorina, chi siete? Chi siete? Io non lo so. Applausi. Grazie per questo applauso, veramente spontaneo. Certo, beh, che a vedersi sotto mano, diciamo la verità, tutta questa roba, mamma mia, uno si sente veramente importante. Io approfitto, eh? Pubblico rispettabile! Io vi parlo dall'alto di questo tavolo! Per annunciarvi che la sfida dei cantanti di Scala Reale è cominciata! A parte gli scherzi, è vero, Scala Reale sarà veramente una trasmissione importantissima, una competizione alla quale parteciperà tutto il paese. L'Italia, ecco, si dividerà in due fazioni. Una naturalmente parteciperà per la prima squadra, l'altra per la seconda. Ecco, si formeranno, come dire, due partiti, siccome in Italia
di partiti ce ne sono pochi, eh? Ci mettiamo anche questi. Sarà insomma una battaglia in borghese dove gli italiani, ecco, di qualsiasi età e condizione potranno votare liberamente, naturalmente mandando la cartolina, eh? Questo è essenziale, la cartolina, perché una sola cartolina, un voto in più potrà far vincere o alla squadra di Modugno o a quella di Littaltone, è vero, queste famose eliminatorie. Oh, dunque, ma qui adesso io vi devo presentare adesso le due squadre che parteciperanno allo scontro del primo duello, perché è proprio un duello, sapete, un duello. Però ci vorrebbe, non so, ci vorrebbero delle scale tipo Folies Bergère, non so, degli squilli di tromba. Io mo tocco un bottone. Squadra Domenico Modugno. Fanno parte della squadra di Modugno Giorgio Gaber, Pino Donaggio e per la prima volta sui teleschermi Mary Marabini. Guida la seconda squadra Little Tony. Compongono la squadra di Little Tony, Orietta Berti, Audrey e per la prima volta su queste scene Mario Testa. Sei arrivato in ritardo, eh? È vero, non sono arrivato in ritardo. C'hai paura, vero? Io ho paura. Vengo. Allora sei pronto? Pronto. Pronti? Mio. Via! Ma perché siamo? Vieni qua! Qua, Questi hanno capito fiasco per fischio. Io alluso a un duello musicale, non un duello vero e proprio. Questo fa urlando. Ma non è finita qui. Scusami, non è finita qui perché noi abbiamo una madrina di eccezione. Una bellissima mascotte. L'alfiera, insomma. L'alfiera. Silva Coscina. Io sono qui per poter dare a lui l'aiuto mio in caso ne ha bisogni, ma soprattutto per stare insieme a voi. Più che l'alfiera, l'alfiera son dei sogni. Difendo che ha cantato quella blusa fiori blu, pioveva fontanella, sul vecchio frac, per una strada anfosa, in quella lunga notte, lazzarella. Canta dei pesci spada in fondo al mare, del sole siciliano la calura. E lui per primo ci insegnò a volare. Sapete di chi parlo, son sicura. Ne vi nascondo più le mie intenzioni e quello che vi dico lo propugno. Votate tutte quante le canzoni cantate da squadra di Modugno. Anche noi abbiamo il nostro alfiere. Il re dello spettacolo, il re della commedia musicale, il re del palcoscenico. Stranger in the night. Frank Sinatra, per gli intimi Carlo Da Porto. Cara, bellissimo. Bellissimo. L'ultimo charmer. Ciao Carlo. Ciao Peppino. Ma un momento, voglio sapere una cosa. Ma voi siete nemici? Che cosa fate? Vi sprofondate in baciamano? Nemici sì, ma io sono per la pace universale, per la distensione, per Uttant. In omaggio alla bellezza della bella Silva ho scritto un piccolo poema, posso declamarlo?
Silva, rimembri ancora il tempo di tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi ridenti e fuggiti e tu lieta e pensosa? Ma come la conosci? La conosco perché non è tua. Come non è mia? Ma sì, questa è di Leopardi. Leopardi? Amico degli animali. Vabbè, basta.